Ad un anno dalla scomparsa di Michele Palumbo, il liceo scientifico Riccardo Nuzzi ricorda e onora un professore di lungo corso di questo liceo, onora appunto la memoria di questo professore con una performance teatrale. Che performance sarà? Sì, praticamente racconto la storia di questa performance. L'anno scorso a settembre mi è stato chiesto di preparare uno spettacolo su uno dei testi che Michele Palumbo ha scritto per il liceo scientifico nei lunghi anni in cui lui ha insegnato qui, e mi sono stati consegnati tutti i 21 testi che lui ha scritto. Io li ho letti tutti e poi ho pensato che insomma era un po' un peccato sceglierne uno piuttosto che un altro, e allora mi è venuta questa idea, e cioè volevo raccontare l'attività di Michele Palumbo come professore in questo istituto e parlare di tutto questo lavoro che ha fatto con gli studenti. Quindi l'idea è questa: far risuonare nell'intero edificio tutte le parole che Michele Palumbo ha scritto con i suoi studenti all'interno dei corsi di filosofia che faceva. Quindi quello che vedremo stasera sarà proprio questo. Ci sono 130 studenti impegnati in 17 o 18 gruppi, adesso non ricordo più, e ognuno di loro leggerà, studierà, interpreterà un club, uno dei club scritti da Michele. Questo avverrà in modo itinerante, e i ragazzi si sposteranno in tutti gli ambienti. Ci sono alcuni che vanno su un terrazzo, alcuni che vanno qui nel parcheggio, nella palestra, nei corridoi, nelle aule. L'idea della performance, che poi durerà soltanto un'ora naturalmente, è che per questa ora tutto insieme, tutti gli studenti e i docenti insieme, e gli ambienti siano pieni dei pensieri e della memoria di Michele Palumbo.